Che ne sa lei di quello che c'è là fuori, Monterossi? Parla di ingiustizie e di miserabili come se li avesse visti davvero, ma non è così. Lei ne fa caricature, Monterossi, lei non sa davvero cosa c'è là fuori, cosa sono le vite in sospeso, le botte, le umiliazioni, la lotta incessante per la sopravvivenza. La roba, Monterossi, i soldi, il potere, il comando e quelli che chinano la testa, che lavorano ai margini, che ambiscono alle briciole, a volte per le briciole sono capaci di ammazzare. Ne fa una questione di classe, Ghezzi? Lo sbirro di strada che fa lezione al borghese benestante? Sì, ci sta, ma non la faccia troppo semplice, non mi deluda. Invece è tutto semplice, Monterossi, mi creda, guardi. Fa un gesto con la mano, come ad abbracciare quel salotto elegante, quella casa intera, e compreso il ben di Dio che hanno mangiato, i liquori costosi. Forse intende addirittura il quartiere, o Milano a quelle latitudini di reddito, i mobili lucidi, le buone letture, il parquet antico, le idee ragionevoli e progressiste indossate come giacche comode. Lo fa come se mostrasse un mondo intero, e forse lo mostra veramente con un semplice movimento delle braccia. La vita le ha dato degli ottimi airbag, Monterossi. Lei non deve temere gli urti. Lei non sa cosa vuol dire scivolare in basso, non si farà del male. Lei è di quelli che vincono in un posto costruito, liato, organizzato per quelli che vincono. Là fuori è diverso, sa. I miserabili ci sono davvero, non è letteratura o cinema, non c'è niente da pettinare per la TV. Ci sono vittime, ci sono carnefici, povera gente che se la cava e pezzi di merda che comandano ogni giorno, ogni minuto. Cadono e si rialzano, o non si rialzano, prendono altri colpi, o ne danno. Carlo è quasi sgomento. Cos'è quell'impennata, quello sfogo? Lei mi propone una causa nobile, Monterossi, ma io la sua causa nobile non la capisco. Io ho solo storie ignobili con cui sporcarmi le mani. Si è guardato una mano, in effetti, alzandola davanti agli occhi. Nell'altra ha il bicchiere, la tiene sul bracciolo, e così nella stanza si era creata una strana ombra, come se il gioco di luce provocato da quella mano che il Ghezzi ha alzato avesse qualche significato nascosto o minaccioso. Deve essersene accorto anche lui, che ha abbassato la voce quasi in un sussurro, che forse voleva essere di confidenza. Si sente sporco, Monterossi. Carlo fa per parlare, ma lui lo zittisce con un gesto. No, no, mi lasci finire. La sua è una sporcizia elegante, tutta intellettuale, che si lava. Quella che vedo io, no, non si lava. Non c'è niente da fare, è una cosa che unge, che corrode. E allora sì, ti sporchi. Fai cose che non dovresti fare. Per frustrazione, per compassione, perché è giusto, perché ne hai viste troppe, perché si sporca un tuo amico. E lei si sente sporco. Cosa cerca? Comprensione? Si mette in fila, Monterossi, perché c'è grande richiesta. E anche gente che sta in coda da un sacco di tempo e ci starà per sempre. Carlo capisce che la distanza è incolmabile, siderale. Ghezzi sembra placato, scuote la testa come se ridesse di sé, di quelle cose che gli sono uscite di getto. Ora c'è solo silenzio. Carlo si alza, prende le due bottiglie, le mette sul tavolino, poi si riaccomoda come se non ci fosse niente da dire. E a quel punto il sovrintendente di polizia Tarcisio Ghezzi, di anni 60, quasi 40 di onorato servizio, sposato con Rosa, niente figli, zero carriera, tanti chilometri, poco reddito, ha cominciato a parlare. La rabbia se n'è andata, come è avvenuta. Lui bagna appena la lingua nel suo bicchiere, come a trattenere il più possibile la piccola esplosione gloriosa di quel liquido magico. Sì, sì, se lo ricordava così, come deglutire oro e velluto. Il bene, il male, il dolore, sporcarsi. Si è messo comodo, ben piantato nel cuoio invecchiato della poltrona, come per fare un discorso di cui non si vede la fine, e Carlo si è allungato meglio sul divano, come pronto a sentire una storia. Perché forse è così che bisogna fare ogni tanto nella vita: sedersi, non dire nulla, ascoltare.